Ciao a tutti gli iscritti al canale e a tutti i fan della pagina Facebook. Come al solito Stefano Maggi, mi sono mangiato un mandarino e oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Torno a precisione. Mio padre. Tu è mio padre, non so se avete mai visto. E quindi niente, oggi praticamente facciamo un'intervista all'interessantissimo mio padre. Che si chiama? Sentiamo come. Alessandro Maggi. Ecco, Alessandro. Ah, Alessandro, te innanzitutto lo conosci sto Stefano Maggi che ti è venuto a intervistare? Cioè, devi da quanti anni lo conosci? Sarà una trentina. Almeno da amici di vecchia data. Mi conosce da almeno 30 anni. Vabbè. Allora, dai, parlando di cose serie invece. Te papà quanti anni c'hai? Racconta un po'. 64. Mio padre ha 64 anni. Quindi rispetto a noi altri giovincelli, tipo io diciamo che ce n'ho 30, poi non so voi, però sicuramente avrà maturato una certa esperienza nel corso della vita. Hai maturato una certa esperienza nel corso della vita? Credo sì. Oh, allora, siccome tutti qua sono dispensatori dei consigli facili e tutti dicono ah c'ho ragione io da retta a me, c'ho ragione da retta a me, invece andiamo a chiedere consiglio a qualcuno che non ci si sta a propone, cioè mio padre, che io stesso gli dicevo ti posso fare l'intervista a lui? No, non voglio, quindi non sta a proporre niente, allora noi andiamo a metterti nella piaga. Che consigli daresti te così a una persona qualsiasi per campare bene la vita, per essere felice, per essere realizzato? Dai, ho fatto una domanda difficile, sentiamo mio padre che risponde a una domanda così difficile. È difficile. Io direi di lavorare, di essere onesto, molto onesto, di non fare stravizi che poi si pagano, di poter camminare con la testa alta, in modo che non c'è niente da nascondere con nessuno, di voler bene a tutti. Andiamo da un maestro buddista, gli dà 200 euro per dice una cosa del genere, così vi rendete conto. Senti un po', no, erano è vero, erano 5-6 punti interessanti, papà, ma il primo che hai detto è detto di lavorare, no? E allora raccontaci un po', questa è una cosa che mi piacerebbe far sapere all'ascoltatore, raccontaci un po' la tua esperienza personale del lavoro, che a me me la racconti sempre, mi piace, però forse gli piacerà sentirla pure a varia gente. La mia esperienza, io ho cominciato a lavorare effettivamente a 14 anni, ma già ho lavorato prima, un po' in campagna, un po'. Però fisso a 14 anni, poi mi sono barato a fare idraulico. Che lavoro hai cominciato a fare a 14 anni? A 14 anni ho lavorato per un anno però, una fabbrica di attrezzi per meccanici a Castel Giubileo. Poi dopo a 15 ho cominciato a fare idraulico. E senti, in fabbrica prima di fare idraulico ti trovavi bene? Sì, perché era il primo lavoro, però la fabbrica non mi è mai piaciuta, però il primo lavoro mi piaceva tanto perché sai, i primi soldini guadagnavi, facevi, lavoravi senza terra, insomma, era una cosa bella. Oh, perché io ricordo che quando te mi racconti questa cosa che ti lamenti sempre del fatto che in fabbrica non ti trovavi bene, però nonostante che so questa cosa vedo che lo stesso dici che comunque ti sei trovato bene. All'inizio, dopo quando ho lavorato con la ditta Fortuna invece che andavamo in giro, se andava a spasso, cioè lavoravamo una volta da una parte e una volta dall'altra, era più bello il lavoro. E dopo non mi è piaciuto più stare dentro, perché dentro mi dava il senso di tristezza, invece ho sempre lavorato all'aperto, una da una parte e una dall'altra. E poi mi sono messo per conto mio a 19 anni, poi dopo abbiamo fallito, mi sono diviso quello che stava. Aspetta, ora andiamo avanti e ci arriviamo a questo, perché non so se ti interrompo, però a sto punto Te vorrei fare una domanda in base a questa cosa che hai detto, perché ci sarà tanta gente che come te hai detto pure loro lavorano in fabbrica, magari si trovano più o meno bene, però sembra che te inizialmente in fabbrica pure se male però ci sei stato un anno, dicevi, poi hai cominciato a fare idraulico. Allora io ti volevo chiedere, dopo che hai cominciato a fare idraulico, dopo che ti sei trovato meglio, il lavoro che potevi andare in giro e tutto quanto, ci saresti riandato in fabbrica se ti richiamavano? No. Ci ho provato a riandarci sui 22 anni, sono stato 10 mesi, poi non ci ho resistito perché dentro non mi piaceva proprio starci. Mi piaceva il lavoro di idraulica, andavo in giro, era un bel lavoro.
Quindi potremmo dire teoricamente che uno tante volte si accontenta perché non conosce dove sta il meglio, ma una volta che il meglio lo vede poi è difficile accontentarsi al peggio. Ti piace come frase teorica? Sì, in effetti è così. Io il primo lavoro mi piaceva tanto perché era un lavoro. Allora pigliavo i soldini, ero impegnato. Poi la fabbrica per motorini, la fabbrichetta, una ventina di operai, era piccola, insomma. Però dopo ho conosciuto la libertà del lavoro, lavorare per conto tuo, il rapporto con le persone era molto più La bello. libertà del lavoro, Sì. perché mo, per la visione che ho io, no? Sentire la libertà del lavoro mi suona un po' male, no? Perché uno pensa, dice, il sistema, siamo tutti schiavi del sistema, siamo obbligati a lavorare, sembra un obbligo. Te invece addirittura ci porti un contenuto completamente opposto, cioè dici la libertà del lavoro. Allora, cercando di non banalizzare come fanno tutti, perché la maggior parte delle persone sono banale, ma magari tu no, dici secondo te che significa che il lavoro porta libertà? Io non so, né banata, Io della, io ti dico quello che penso, no, non è che. scusa, ti dico quello che intendeva, che se io vado a 9 persone su 10 e gli chiedo è giusto lavorare, loro mi dicono sì, perché devi fare per forza quello, è una risposta molto banale. Te invece mi hai parlato di libertà del lavoro, ma non penso che intendevi quello, dici ero costretto, se no non avresti detto libertà. Che Allora, intendi con io libertà con il mio del lavoro? lavoro mi sono trovato bene, 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 mi è piaciuto tanto, l'ho fatto sempre volentieri, mi piaceva proprio il lavoro di idraulico, mi è sempre piaciuto. E ti dà gioia, ti dà soddisfazione, oltre che guadagni quello che ti serve per mangiare, stai a contatto con le persone, quando qualcuno costruisci qualcosa, ti stimano come brava persona, prima di tutto se sei una persona affidabile, che non gli dici bugie, che non ritruffi, così. E poi ti stimano anche per quello che fai, no? Quando crei una cosa, hai creato una cosa bella, la soddisfazione della vita, quello diciamo. Vedete, uno che gli piace il suo lavoro, quante cose belle racconta del lavoro, invece la maggior parte della gente si sta solo a lamentare per capo, per collega. E infatti in base a questo gli volevo fare una domanda, papà, ma quindi, dato che tu ci dici che il tuo lavoro ti è piaciuto tanto e ce lo racconti così, secondo te uno che si deve oggi, un ecco, ragazzo come me, più giovane di me, che si deve scegliere oggi un lavoro, è il caso che se lo scegli un lavoro che gli piace o non è tanto importante che gli piace? Ma il lavoro che ti piace è una cosa importantissima, perché è una cosa che tu devi fare tutta la vita, solo che non è facile trovarlo oggi specialmente. Il lavoro che ti piace una volta con i sacrifici tu te lo imparavi, però che cominciavi a 15 anni, 14 anni, quando c'avevi 20 anni c'avevo un mestiere in mano, quello che ti piaceva. E allora te potevi sbizzarrire, perché ora arrivi a 20 anni, l'apprendistato non c'è sta più, la gente non si impara più a fare cose, è chiaro che dopo diventa più difficile. A 20 anni che fai se non ti sei imparato a fare niente? Allora se cominciavo a 14 anni era bello perché poi tu avevi una cosa, sceglievi quello che ti piaceva, chi il muratore, chi l'idraulico, chi il carrozziere e poi portava avanti quel lavoro che ti piaceva. Ma hai fatto venire in mente, non mo che parlavi di età, di anni, ma hai fatto venire in mente un'altra cosa che ti volevo chiedere. Quindi magari finiamo un attimo sul discorso del lavoro, perché questa era una cosa interessante secondo me, perché te volevo chiedere un'altra cosa forse ancora più interessante. Quindi, prima che cambiamo argomento, che altro c'hai da dire sul lavoro? Consigli? Considerazioni? Emozioni, sensazioni, stati d'animo, che ci dici? E il lavoro va preso con serietà, con sacrificio, tu più lavoro con sacrificio, col tempo trovi dei buonissimi risultati, come tutte le cose, quando le imparate, ti piacciono, c'è soddisfazione e sei stimato dagli altri e ti stimi tanto te stesso. L'autostima, troppa no, ma una giusta autostima è molto importante per la vita, dà un equilibrio buono e è importantissimo stimarsi come persona onesta, come un buon lavoratore, autostimarsi, insomma. Io questa frase non la lascerei passare così, non so se avete sentito la frase di mio padre, l'autostima nella vita serve sempre, l'importante è che non sia troppa, quindi sta a dire che troppa autostima no, poca autostima nemmeno, ci vuole la giusta quantità, io sono d'accordo, questo è un dettaglio molto fine. Quindi in poche parole, la tua esperienza del lavoro, che il lavoro secondo tanti ormai è il mezzo con cui il sistema ci rende schiavo e quindi ci obbliga a lavorare, te comunque dici te che io sono nato nel sistema, c'era sto lavoro che ci rendeva schiavo, comunque lo ci ho voluto provare, mi ci sono pure divertito, mi è piaciuto e lo rifarei, giusto? Questo senti. Io dico che il lavoro è una cosa bellissima, dà dignità, soddisfazione, gioia, tutto. Perché ti dà uno scopo nella vita, una soddisfazione sotto tanti aspetti. È vero pure che ci sono alcuni lavori che non piacciono, che è chiaro che diventano. Però
però un lavoro che non piace, facendolo in un certo modo, se poi diventa piacevole. Ora, fammi aggiungere, pure questo era interessante, il lavoro che non piace fatto in un certo modo può diventare piacevole. Pure questa è una cosa da scrivere un attimo e da rifletterci sopra, forse è interessante. No, io ti volevo dire un'altra cosa, ma mi sono mezzo distratto, sempre relativa al lavoro. E, no, ecco che te volevo dire. Dico, quindi ti renderai conto che a te ti è piaciuto così tanto anche, forse perché non stavi sotto padrone. E magari se fossi stato sotto padrone e dei 2000 che guadagnavi, 1000 se li piava al padrone, magari ti sarebbe piaciuto di meno. Oppure ti faccio un altro esempio. Immagino che quando hai cominciato te, quando era 40 anni fa, il regime fiscale era un po' meglio. Immagino se tu dovevi cominciare oggi a fare idraulico, magari non ti saresti trovato bene lo stesso, anche se è lo stesso lavoro, solo perché oggi c'avevi così tante tasse che stavi strozzato, per dire. O questo discorso del sottopadrone, perché te lo faccio? Perché all'epoca tua, scusa, ti dico all'epoca tua, ce n'erano tante, le piccole aziende, ecco, la ditta Fortuna, 20 operai. Adesso che tutto il piccolo sta sparendo, un domani quasi tutti dovranno lavorare sotto padrone e non sarà più un piccolo padrone amichevole, ma sarà la grande società, no? Siete d'accordo con queste cose che fanno da? Guarda, sicuramente le cose sono cambiate da allora, da quando ero giovane io, diciamo, insomma. Però sotto padrone uno, essendo giovane, gli piaceva essere libero, che non rende conto a nessuno, sicuramente, no? Però ci sono tanti problemi, tantissimi, non è che sono pochi. È una scelta, ci sono i vantaggi e i svantaggi. Però una cosa posso dire sul lavoro, sotto padrone no, se il lavoro lo prende con gioia, con dedizione, che gli piace, gli avrà sempre soddisfazione per lui e per l'arte, diciamo. Insomma. Tutto il lavoro quando si prende male, qualsiasi tipo di lavoro, se noi andiamo a cogliere un'oliva e uno comincia a dire com'è fatica e qua e là diventa pesante, se andiamo invece lì, se ride e se scherza, proprio diventa bello lo stesso lavoro. Il concetto un po' è questo, diciamo, insomma, sempre per l'esperienza mia. No, è interessante l'esperienza tua, perché alla fine l'esperienza si fa così, proprio presa dalle persone che parlano. Mo c'è tutta questa propaganda tra la TV, tra internet, ci sono tutta una serie di esempi che però sono esempi costruiti apposta, no? E quindi adesso tu guardi la TV, vedi che ti devi vestire in un certo modo, parlare in un certo modo, ma quelle sono marionette, se ci pensi, no? È molto più bello andare a conoscere le persone vere, ecco, per esempio mio padre, te ovviamente non stai qua a interpretare una parte di te stesso, e quindi vuoi dare una risposta vera. No, io volevo dire un'altra cosa sempre sul lavoro che ora non mi viene bene in mente, però siccome devi sapere che poi il filmato sta a durare un pochino e su internet che succede? Che i filmati quando sono troppo lunghi poi la gente è difficile che si vede. E ora facciamo così, ti faccio un'altra domanda, poi chiudiamo il filmato, così non lo famo lungo. Però se poi dopo la gente dice, ah bello, ci è piaciuto, interessante tuo padre, l'intervista, c'è lui, magari lo richiedo, gli fanno un'altra intervista, un altro momento. Che ne pensi? Vabbè. Così. Allora, quello che ti volevo chiedere prima di chiudere, te poco fa mi hai detto, hai detto perché una volta non era così, ecco. Te tante volte mi racconti di com'era il mondo 60 anni fa, 65 anni fa, 50 anni fa, e questo oramai, chi è nato oggi non lo può sapere, ho sentito solo i racconti. E a me questo mi piace di sentirlo pure dai vecchietti che si sono fatti la prima guerra mondiale. Allora, ecco, questo ti volevo chiedere. Cosa ti ricordi? Facci una descrizione di com'era il mondo quando sei nato te, quando eri piccolo, e come ti sembra che sia cambiato. Ovviamente è un discorso ampio, quindi insomma. Di quattro parole. Intanto, diciamo, dal punto di vista dell'ambiente, io mi ricordo un ambiente bellissimo, era un torrente qui sotto. Era il mare nostro, ci divertivamo, era tutto pulito, ci andavamo a pesca, era bellissimo. Sotto quell'aspetto. Poi c'è stato pure il fatto che una delle cose si ricorda belle, era bellissimo. E anche le persone, i giovani, a 14 anni, ognuno aveva il suo ideale, già quello che fa, quello che non fa, poi cresco, faccio questo, mi metto per conto mio, faccio i soldi, se poi si faceva o no. C'era un futuro molto importante, tutti quanti ce l'avevamo dentro, mi costruisco casa, mi sposo, c'erano queste cose da fare. E quello che oggi questo mondo non dà più, questo futuro.
Quindi fino a ora mi ha detto che c'era più rispetto per l'ambiente e che in generale le persone erano più responsabili. Oltre che più rispetto, non c'erano tante cose che inquinavano, non c'erano tante cose, le lavatrici non c'erano, i detersivi ce n'erano pochi, la plastica non c'era, tutte queste cose così, non c'era sicuramente. E come si viveva senza tutte queste comunità, senza tutta sta roba commerciale che ci abbiamo oggi? Ma adesso che sembra che non ne possiamo fare meno. Come adesso potremmo dire che se viveva meglio non fosse per nostalgia, perché tante cose, diciamo, hanno portato le comodità, come la lavatrice, no? Una volta le donne andavano a lavare al torrente e non era una cosa tanto piacevole. Però sotto l'aspetto in generale hanno portato un disastro che non si può più riprendere, diciamo. Alcune cose, diciamo, l'acqua in casa, noi non ce l'avevamo l'acqua in casa, però tante cose si sono andate, non si possono più riprendere, diciamo, insomma. Se ci pensi, io me la bevevo l'acqua al torrente, io andavo giù, bevevo l'acqua al torrente tranquillamente, insomma. Se ci pensi, pure questo fatto delle lavatrici, non so quanto può essere sano, tu dici risparmio tempo, ok, ma se prima uno si faceva una bella passeggiata al fosso, vedeva i paesani, salutava i paesani, mo te ne rimani a casa, pure quello può essere un danno. La gente a forza di farlo così diventerà sempre più egoista, più ignorante degli altri, quindi forse era pure meglio per le 2 ore in più e che te venivano un po' più sporchi, però c'era tutta quell'atmosfera, no? Sì, però c'erano tante cose che una volta si facevano, oggi non lo so se sarebbero, per dire, le donne andavano a piare l'acqua alla fonte con la conca, e il bagno ce l'avevi dove stava la stalla del somaro, per fare il bagno dovevi fartelo in cucina, entrare a bagnarola con la... Cioè, c'erano tante cose che non si conoscevano, insomma, non è che... Però voglio dire, adesso sembra che abbiamo fatto tutto sto progresso, ma se va a vedere... Non c'è tutto sto progresso, che sono andato a finire certe cose che io per dire ai miei figli non gli ho mai potuto fare del torrente come l'ho visto io. Anche ai figli tu. Vabbè, ragazzi, avete visto l'interessantissima intervista a Sandro Maggi, mio padre, tra l'altro. E niente, io penso che adesso vi salutiamo perché sennò il filmato si allunga troppo, però fateci sapere che ne pensate, così casomai faremo una seconda, una terza, una millesima intervista. Che vuoi dire per salutare papà prima che chiediamo? Niente, ringrazio tutti, arrivederci, buonanotte. E buonanotte a tutti, ciao!